fiera da Fiorentina. Questa Costituzione è stata scritta da gente sana per gente sana. Migliaia in piazza in difesa della Carta Costituzionale. Insieme a loro hanno sfilato anche politici e personalità di rilievo. Io sono per chiedere che venga applicata, in tutti i suoi punti, perché è il modo per farlo. Far questo vuol dire cancellare delle leggi, cancellare la Bossi-Fini, cancellare l'articolo 8, ripristinare l'articolo 18 come era Dio comanda, combattere l'evasione fiscale, introdurre forme di patrimoniale, andare a prendere i soldi dove sono per fare gli investimenti. Noi siamo qui soprattutto per questo, perché venga applicata la nostra Costituzione, perché non venga manomessa. Ha bisogno di alcune riforme, ma certamente di essere applicata soprattutto dove si parla della dignità delle persone, dei diritti delle persone. Credo che sia importante che siano così tanti cittadini con tante bandiere di tanti colori, proprio a dimostrare il fatto che si può stare uniti nella differenza. Ed è, credo, quello che si debba costruire questo, un fronte unitario, popolare, democratico e costituzionale per difendere e attuare la Costituzione, per il lavoro, per la giustizia, per l'eguaglianza. La Costituzione, se ci sono degli articoli che non vanno bene, vanno cambiati, ma l'idea di prendere la seconda metà e di buttarla via è ridicolo. Vogliono ridurre i parlamentari? Cambino quell'articolo che prevede che ce ne siano 1000. La Costituzione è stata toccata, è stata sfregiata, è stata aggirata, è stata manipolata, è stata ingannata. Credo che la partita vera da aprire oggi è realizzare quello che è scritto nella Carta Costituzionale. A questa Costituzione attendono quelle che, con la scusa di volerla cambiare per renderla meglio, vogliono fare in modo di approfittarne per utilizzarla a uso e consumo proprio, proprio come quelli che vogliono l'amnistia, l'indulto alle spalle di poveri cristi che invece rispettano le regole del gioco.